la radio ufficiale della bella musica. 24 Signore e signori, buonasera con Carolina. Mercoledì, eccoci di nuovo qua con Signore e signori, buonasera. Radio Studio 24 88 90.8, streaming www.radiostudio24.it. Questa sera ospite il cantautore Silvano Staffolani. Silvano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Silvano, grazie per essere venuto ospite in trasmissione a Signore e signori, buonasera. Ci siamo non conosciuti, ci siamo conosciuti in un social network, e così ho voluto scoprire che cosa Silvano facesse di così grazioso e carino, e questa sera è ospite qui nella trasmissione Signore e signori, buonasera. Silvano, iniziamo subito. Come ti sei avvicinato? Poi scopriremo piano piano l'evoluzione. Tu mi dicevi che hai iniziato con il rock duro. Sì, ho iniziato a suonare, comunque a frequentare il mondo della musica molto tempo fa. E la musica è una passione, penso che le passioni siano una cosa con cui tu nasci. Poi sì. Nel corso del tempo magari puoi ampliare la conoscenza, quel che è, o capire meglio che cosa ti ha avvicinato a un qualcosa del genere, e farlo, se è possibile, farlo tuo. Quindi il piacere, la passione della musica è qualcosa che mi accompagna prima ancora che riesci a ricordare che cosa ti ha colpito, una canzone, un cantante, un concerto, nemmeno puoi ricordarlo. È come dire, cos'è, qual è la prima parola che hai detto? Boh. Vatti a ricordare, però ce ne sarà stata una, e quindi ci sarà stata una prima nota che ho sentito, che poi dopo ho tentato di rifare magari. Mi dicevi che hai iniziato con il rock e che eri anche un punk negli anni 80. Si può dire, sì, sì. Beh, no. I punk, vabbè, io sono un po' più grande, piaceva, avevo un nipote, ho un nipote punk, che adesso anche lui, una volta ascoltava la musica rock di quella dura, adesso suona e canta la musica brasiliana. E vedi, sono... Sì, forse sì. Lo conosci, Sampa. Alessandro Sampalmieri, non lo so. Può darsi, può darsi. Magari ci siamo incontrati. Può darsi, può darsi. E comunque, ecco, nasce sempre da qualcosa. Anche lui era un punk di quelli, no? Tutti vestiti in nero, con le spille, le creste. Sì, no, c'è un motivo per tutto questo. Sai, sì? Quel tipo di musica era però qualcosa che ti avvicinava a un modo di poter far tua, appunto, la musica e la capacità di suonarla, interpretarla, perché era molto semplice, è ancora molto semplice. Quel tipo di rock si basava su pochi accordi, non c'era bisogno di una conoscenza eccessiva della musica, della scrittura della musica, e tutto era energia, spontaneità. Chi lo suonava lo faceva in modo, se vuoi, un po' naif. Però è quello che accomuna le varie passioni, che tu ti ci avvicini, anche se non sei il miglior suonatore di chitarra al mondo, puoi suonare rock. È questo che facilita il fatto di poterlo frequentare. Oggi come oggi, chi suona rock, sai, innanzitutto deve fare un mutuo per la strumentazione. Sì, perché non, nessuno suona più. Sì, una volta magari soltanto una chitarra elettrica, un'acustica, no? Adesso no, adesso devi avere la super pedaliera, devi avere altre tecnologie, devi avere tanta di quella strumentazione che un palco nemmeno basta più per montarla. E allora sono tornato un po' alle origini. Quello che faccio adesso è sempre con lo stesso spirito. Se ti capiterà di vedermi suonare dal vivo, scoprirai che rompo sempre le corde della chitarra. Non la suono in una maniera... Questa è una chitarra che ho portato, una chitarra acustica, che viene suonata in maniera un pochettino più pesante, vicino a quella punk. Credo che il record di corde rotte sia stato 4, quindi da 6 sono rimasto, ho finito una canzone con 2. Con 2. Silvano, sì. Poi sicuramente il rock fa parte di un'età giovanile, no? Magari perché si è anche arrabbiati, per tante questioni. Poi, mano a mano che uno cresce, si affina sempre di più. Aspetta, mi hanno già detto, ah, ho capito tutto, sei nato incendiario, morirai pompiere. Sì, sì, può darsi, perché no? Però
l'età anagrafica nel modo di suonare non credo che incida, no. Perché esatto, perché sei sempre lo stesso spirito con cui ti divertivi e riesci a ricordare come ti divertivi, poi divertirti per tutta la vita. Beh, certo, sempre, hai ragione. Sempre che la cosa ti faccia ancora piacere. Poi magari uno fa musica per lavoro e lì non puoi parlare proprio di divertimento, devi impiegare il tempo che hai in maniera costruttiva, seguire un fatturato, eccetera eccetera, è un po' diverso. Qui parliamo ancora di passione e divertimento. Cantautore o cantastorie? Entrambe le cose, anche perché ho scoperto la definizione di trovatore, menestrello e giullare. Non sapevo. Allora io dovrei essere a questo punto un trovatore, che è colui che vicino cerca, al cantautore, si scrive le cose che va poi a interpretare. Il termine menestrello, che tante volte ho sentito anche nei miei confronti, non è valido a questo punto, perché è colui che prende il lavoro del trovatore, lo fa suo e se lo porta in giro. C'era sempre una specie di guerra tra i trovatori e i menestrelli, perché il trovatore dice: ma questo come si permette? Allora dovrò fare la stessa cosa nei confronti di me stesso, faccio una canzone, la interpreto, mi arrabbio con me stesso e poi dopo vado avanti e divento giullare. E Silvano è un personaggio da scoprire, questa sera canterà delle sue canzoni in diretta e canterà anche delle canzoni rivisitate in maniera particolare. Sì, sentirà alcune di quelle che sono storie. Penso che dietro ogni canzone, se poi dopo l'autore ha voglia o meno di raccontarlo, ma penso sia comune per tutti, ossia c'è una vera storia che si tenta di fermare in quei pochi minuti e a volte la si può raccontare, a volte si ha modo di raccontarla, altre le persone non sono più neanche così pazienti di stare a sentire una spiegazione, vogliono solo una colonna sonora per una chiacchiera. Sì, un accompagno, qualcosa. Sì, è inutile che stai lì a tentare di raccontare o spiegare, è bello quando invece c'è questa possibilità. Allora, la settimana scorsa insieme ad Anna Maria Onorati abbiamo fatto proprio questo, abbiamo, Anna Maria ha letto delle canzoni, alcuni testi dei Pooh e alcuni testi di Fabio Concato, un grandissimo cantautore tra l'altro, e abbiamo scoperto che leggendo i testi delle canzoni l'interpretazione personale è totalmente diversa, perché capisci veramente cosa vuol dire. Magari sentita con la musica è tutta un'altra cosa, ma letta è tutta un'altra cosa, è migliore. È vero, raccontata è ancora un'altra cosa, perché secondo me un mio pensiero è questo: quando scrivi una canzone o quando scrivi una poesia o scatti una fotografia o fai un quadro e quel che è, quando l'hai terminato non ti appartiene più. Quello che volevi dire attraverso chiamala opera d'arte, per un termine così grande, comunque chiamala opera d'arte, una volta che l'hai terminata non è più tua. Chiunque la riceva, chiunque ascolta la canzone, chiunque legge il testo, la fa sua, perché ha un altro tipo di esperienza, ci vedrà un'altra cosa e secondo me è giusta anche quella. Ogni freccia scoccata all'arco dell'arte, quando va a colpire, colpisce la persona giusta e quella persona sa che era indirizzata a lui o a lei. Allora, vogliamo subito iniziare con la musica. Un cantautore italiano, poi ti sentiremo suonare, un cantautore italiano ormai scomparso che ha scritto delle bellissime canzoni e che un po', devo dire, ti assomiglia. Ti assomiglia anche un po' fisicamente, così. Ti faccio sentire le prime note. Oh, Rino. Rino. Il mio primo concerto. Sì? Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore. Chi mangia una volta,
al fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, possiede la musica, di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta Prevert, chi copia Baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue, chi tutte le sere. Abbiamo cambiato sottofondo perché questo sottofondo è la musica di Silvano Staffolani. È carino, bello, mi piace, grazie. Potrei adottarlo? Posso? Ben volentieri. Ok, Silvano, scusa, stavamo parlando, no? Mentre ascoltavamo la canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, tu hai detto che è stato uno dei tuoi primi concerti da ragazzino, no? Sì, no, il primo in assoluto, era all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. Lui era appena inciso, cosa aveva fatto? L'ultima cosa era Non te regge più, credo, fosse stato quell'anno, quindi è venuto lì e ha suonato, non era ancora così tanto esploso, adesso forse ancora più conosciuto di allora, però io ero così piccolino, è stato il primo vero concerto che ho visto. Poi siamo andati dietro nei camerini, mi ha dato la mano, per me era importantissimo conoscere il mito, peccato, i miti qua scompaiono tutti, qualcosa di terribile. Peccato. Porca miseria, come facciamo? Bisogna trovarne altri. Silvano, sei pronto con una prima canzone? E bisogna però che ce la racconti un po', certo. Ce la spieghi un po'. Arriva la chitarra? Sì, si sente. Perfetto. Allora, siccome prima parlavamo del cantastorie o cantautore, o entrambe le cose, e a me piace quando c'è possibilità proprio di raccontarla, la storia che c'è dietro un testo di una canzone, perché spesso te la perdi, è difficile seguire le parole o si sta attenti ad altro e quindi magari non arriva. Il peccato è, questo significa dare il mio senso alla canzone. Gli altri, se ci vedono qualcos'altro, va bene lo stesso, però da dove l'origine? Questa canzone che vado adesso a raccontare si intitola La storia di Piero Sara. Immagino tu conoscerai il paesino Piero, sì, Piero Sara. È quello. Piero Sara in... andiamo più vicino che si sente, sì, la voce più pesante. Esatto. Chissà perché quando ci si avvicina la voce... Guarda, facciamo un tentativo. Adesso mi allontano la voce più alta. È qualcosa di strano, mi capita sempre. Vicino al microfono si abbassa tutto. Migliore. Ehi. Allora, il paesino di Piero Sara, che sta sopra Genga, è uno di quelli... paese abbarbicato là sulla collina, dove nel passato succedevano delle stranissime cose. Nel passato poteva capitare ad esempio che non si chiamasse Piero Sara, era Castel Petroso o Pietroso. Perché è cambiato nome? Piero Sara, Piero e Sara erano due abitanti di quello che era ancora un castello. Capita, e siamo molto molto in là nel tempo, che un conte di passaggio si trova a entrare in questo bel castello e vede questa ragazza, la più bella del paese, che si chiama proprio Sara. Lei è una giovinetta.
il conte, come era tradizione, dice: come ti chiami, chi sei, cosa fai, vieni via con me. Mica tanto. Lei non è, io sono Sara e non posso venire via con te perché non è possibile. Come no? Io sono innamorato di te, quindi sali sul mio cavallo e andiamo. No, io ho già un fidanzato, si chiama Piero. Aia, il conte questa non l'ha presa proprio bene. Torna di sera con tutti i suoi scagnozzi e l'idea è quella di rapire Sara. Ci riesce. Sai che di sera chiudevano le porte del castello, non erano ancora chiuse, lui riesce a entrare, quindi rapisce Sara, la fa salire sul suo cavallo, ma gli abitanti del castello si accorgono di quello che sta succedendo, chiudono la porta e inizia il primo scontro con gli abitanti. Lui, poi molto tempo dopo scriveranno "Each man kills the things he loves", scriveranno "Ciascuno uccide quel che ama". Io non credo che questo conte di Ravellone l'amasse Sara, si era solo invaghito. Non potendola avere, la uccide, lì ancora sul cavallo. Chiamano Piero non sa quello che è successo, non si è accorto ancora di niente, arriva lì, vede la sua Sara sopra un cavallo, pensa che stia per essere rapita e portata via. Si avvicina di corsa e il conte uccide pure lui. Ah. Lei cade, stanno vicini uno all'altro, nella morte trovano l'unione che non avevano potuto trovare in vita. La prima volta che me l'hanno raccontata finiva un po' diversamente, perché loro riuscivano a darsi la mano, scappavano, ti guarda, e cadevano dalla rupe. Cioè, un finale però. Sempre lì. Forse è meglio il finale precedente, se ti devo dire. È sempre il conte che riesce a sopravvivere. Da allora il Castel Pietroso diventa Piero Sara, in memoria proprio di questa storia, e chiunque si trova a passeggiare lì, se è innamorato, se non è innamorato, è la stessa cosa, perché rivede nelle ombre che passeggiano in questo paese, ritrova Piero e Sara. Questo è il mio augurio, di andare lì mano nella mano, ciascuno con il proprio innamorato e innamorata, e far rivivere per sempre questa storia. Adesso prova un po' a cantarla dopo tutte queste parole. Ci proviamo. Mi accordo pure io. Sara la bella stava a passeggiare, quando che incontra il suo amor. Lei abbassa gli occhi e lui le domanda: dove che vai, ti posso accompagnare? Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. Dalla torre il conte Ravellone stava a guardare e il cielo maledì. Una mano sul cuore a sentire come batte, con l'altra stringeva un pugnale. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, la ra ra ra, la ba ra ba ra, ra ba ra. Da ba ra ba ra, da ba ra, da ba ra ba ra, da ba ra ba, da ba ra ba ra. Piero intanto cantava il suo amore, lei sorrideva alzando un po' lo sguardo. Dammi la mano e stringila più forte, giura che mai la lascerai. Lai 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 la. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. Tutto d'un tratto il conte ed i suoi bravi si fecero intorno con aria minacciosa. Oh, con le buone, oh, con le cattive, Sara non hai scampo, con noi devi venire. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. Corri più forte, non ci possono fermare, ma non c'è posto dove possiamo andare. Dammi la mano e stringila più forte, giura che mai la lascerai. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. Sara la bella stava a passeggiare, quando che incontra il suo amor. Lei
abbassa gli occhi e lui le domanda: dov'è che vai? Ti posso accompagnare? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bene, bene, bella, carina. Questo è il cantastorie. Questo è il cantastorie, soprattutto è chi scopre un qualcosa della nostra terra che non può fare a meno che raccontarlo agli altri. Perché abbiamo così tante storie, leggende. Messo a posto la chitarra. Ho messo a posto la chitarra perché pesa, è pesantissimo. E comunque non è giusto che rimangano lì un qualcosa di sconosciuto. Ogni paese racconta se stesso, i nomi, le strade, le vie hanno una storia da raccontare e ogni tanto è giusto fermarsi e narrarla. 3 CD al tuo attivo, cartoline d'autore, qualcuno giunta a destino e di paesi, persone e animali. In cartoline d'autore che cosa racconti? Aspetta, facciamo una cosa, leggiamole nel giusto ordine. Perché è un solo titolo. Cartoline d'autore di paesi, persone, animali, qualcuna giunta a destino. Le ho messe sbagliate. Però va bene lo stesso. Allora rileggo: cartoline d'autore di paesi, persone, animali, qualcuna giunta a destino. In ognuna di cosa c'è? Questa racconta quello che dicevamo un po' prima, le storie del nostro territorio. Siamo nelle Marche, ci sono molti nomi di paesi, ci sono anche personaggi, ecco perché paesi, persone e animali. Molto spesso ci sono gli animali, li sentirai quando ti capiterà di sentire i CD, magari qualcosa poi facciamo anche dal vivo. Quindi quello che viene raccontato, diviso per 3 capitoli, è la storia dei nostri luoghi, di quello che a me colpisce o esperienze vissute e immagini che mi si presentano in mente che non faccio altro che poi raccontare. Il guardiano notturno al deposito dei sogni. È un bel, in tempi di crisi tutti i mestieri sono buoni. Anche questa è una bella storia perché narra una società dove non si sogna più, un pochettino assomiglia alla nostra, dove i conti devono tornare, dove chi vive la giornata pensa appunto al lavoro, non può pensare ad altro, finché una bella notte a qualcuno arriva un dubbio e il dubbio è quello che anticipa e fa venire di nuovo la voglia di sognare. Questa è una canzone dal vivo, non credo riuscire a farla. Non riuscirai a farla. No, anche perché è molto recitata sulla base, quindi bisognerà che gli ascoltatori vadano a cercarla, ascoltarla, scaricarla. Possiamo anche dire che tutti questi CD si scaricano gratuitamente. Sì, questa è una bella cosa che Silvano mi ha detto, che i suoi CD si scaricano gratuitamente, per cui lo potete fare tranquillamente ed è anche una cosa bella, perché così almeno tutte le persone possono avere il piacere di ascoltare la tua musica. Ah, speriamo che sia un piacere. Senti, m'è parso de beccante la biblioteca, me ce portò ma vo a maestra mia. Questa è pura. Ah, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo. Il jukebox qua prevede anche. No, sai perché una capatina all'enoteca non ci starebbe male. Sì, assolutamente. Per esempio, questo è un. Anche perché posto. L'enoteca è un posto conviviale, no? Dove. Noi ci suoniamo non proprio all'enoteca, sai? No. No, direi più userei il termine trattoria, qualcosa del genere. Ah, ecco, sì, perché entriamo proprio in cantina, è il termine giusto. Forse è più adeguato, in effetti. Quello è mi ha colpito nella storia, che poi dopo allora te la suono così la sentirai. C'è un racconto normalissimo in dialetto, una canzone in dialetto, di quelle che possono essere appunto le canzoni d'osteria. Dialetto di? E questo sarebbe filottranese. Filottranese. Non l'ho letto poi male. No, no, vabbè, ma io i dialetti li interpreto tutti, figurati. Poi, male, ma tutti. Che poi, tra l'altro, Silvano, come dicevo prima, è un personaggio da scoprire perché fa molte cose. Lui ha iniziato dal rock, fa il cantautore, il cantastorie, e fa parte di diverse associazioni.
tra cui una che è il cantiere dei sogni, perché bisogna sognare nella vita. Era sempre quello di prima, il mestiere di prima, del guardiano, qualcuno se ne deve occupare di questi del sogni. Del guardiano dei sogni, li ne parlavamo deve, prima. Sì, sì. Li deve coltivare, far vedere agli altri, non vanno tenuti nascosti. I sogni vanno fatti sempre vedere e perciò c'è bisogno che ognuno racconti i propri sogni. Il Cantiere dei Sogni è un'associazione teatrale all'interno della Lega del Filo d'Oro, di cui faccio parte da... prossimo anno sarà il 10° anno. Bello, festeggeremo. Bello. Sì, sì, complimenti. Sì. E è nato come un laboratorio teatrale. Il laboratorio è si noi fanno... sappiamo, la Lega del Filo d'Oro è un'associazione che aiuta i ragazzi in difficoltà, specialmente i sordociechi. Sì, 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 ci sono delle metodologie che permettono di poter acquisire delle capacità e fare in modo che ciò che è venuto a mancare possa essere reintegrato in qualche modo. Proprio la testimonianza è questa della nostra attività teatrale, perché da un pochettino come se fosse un passatempo è diventato invece un qualcosa di veramente, ma veramente importante, che metà della compagnia è costituita da volontari, l'altra metà sono i ragazzi ospiti della... I ragazzi sono, prima mi dicevi una cosa bellissima, noi siamo la spalla, i volontari sono la spalla, gli attori sono i ragazzi, questa è una cosa bellissima. Sì, sì, noi ovviamente ci sono dei problemi logistici perché non siamo riusciti a risolverli tutti. Giusto per raccontarti, ad esempio, l'idea è quella di far muovere da soli sopra il palco, anche un non vedente farlo muovere autonomamente. Io ho provato ad esempio una volta a mettere delle piccole strisce a terra, lui le sentiva col piede e già vedi, ti inventi qualcosa per fare in modo che quello che è un tuo freno sia in realtà quello che ti spinge ad andare oltre. Lui è andato così oltre che ha dato un calcio agli ultimi, l'ha staccati, si è perso e non sei più ritrovato. La spalla deve essere sempre lì vicino presente. Comunque, sì, ma anche perché il pubblico neanche si accorge di queste cose. Sì, sono dei trucchi che noi studiamo come fossero magie. Le magie per noi riescono, gli altri non so il pubblico che cosa possa percepire, cosa possa vedere, però che ci sia magia penso che lo capisce. Ho chiesto a Silvano se prossimamente ci porterà qui a Radio Studio 24 anche il Cantiere dei Sogni, che ci terrei veramente molto, perché è una cosa che mi piace, perché anche io faccio del volontariato. Ed è una cosa che io dico sempre, almeno per quanto mi riguarda, io non aiuto loro, sono loro che hanno aiutato e che stanno aiutando me. Significa che hai una buona sensibilità per percepire questo. Non è così naturale, non è scontato, è un qualcosa che parte comunque da te. E la domanda che allora ti avranno fatto anche a te è quella classica: come fai? E tu dici, quando una cosa ti viene naturale, perché devi motivarla? La domanda che faccio io è: perché non lo fai invece tu? Non per me ripeto, è così naturale che non puoi stare né a motivarla, né a spiegarla, né a raccontarla più di tanto. Raccontare quello che succede, sì, questo mi piace, perché è come rivivere un pochettino delle cose bellissime. Saremo a Chiaravalle il 27 con lo spettacolo. Ecco, allora raccontaci brevemente questo spettacolo del 27 al Teatro Valle. Al Teatro Valle. A Chiaravalle. È un venerdì, sì, è intorno credo alle 5:30, 6. Adesso una pomeridiana. E certo poi si va tutti a fare l'aperitivo insieme e diventa pericoloso. E questo qua che abbiamo adesso è Orfeo e Euridice, rivisto a modo nostro. La storia di Orfeo e Euridice, anche questa è bellissima. Si tratta di due innamorati, ma ci sono sempre questi, poteva chiamarsi pure Piero Sara, la stessa cosa, sempre lì finiamo. Il mondo gira con l'amore, no? È una ruota. Una ruota. Sì, 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 che ha una sua importanza, ma veramente grande. Allora facciamo Orfeo Ridice e all'interno ci sono diverse mie musiche. Quelle che avete sentito prima come sottofondo sono proprio quelle che si usano nello spettacolo. Ce ne sono altre che facciamo lì dal vivo. Cosa succede? I due innamorati, tra le varie vicissitudini della loro vita, ci passano in mezzo a tutto. Orfeo è uno dei più grandi cantori poeti, è stato il primo cantore poeta. Più forte, più grande, più bravo di qualsiasi altro. Dopo di lui nessuno è riuscito più a incantare persone umane, non umane, morte, vive, pure i sassi faceva spostare attraverso la sua voce, pensa quanto era potente. Quando la sua innamorata Euridice muore, lui ottiene
bisogna che te lo dico, però c'è una versione Pollon, un cartone animato, non so se lo conosci. Nella storia vera lui ottiene di andare oltrepassare l'Ade per riprendere l'innamorata e stregare tutti con la sua voce. In questa versione del cartone animato, che a me è piaciuta tantissimo, questo era così stonato che non incanta nessuno, lo vogliono mandar via quanto prima, gli danno la sua fidanzata, basta che se ne vada e non canti più. Potevamo mettere in scena anche questa, ma noi siamo sulla tradizione ancora. Allora, il 27 di maggio alle ore 17.30, Teatro Valle di Chiaravalle, il Cantiere dei Sogni, insieme ai ragazzi della Lega del Filo d'Oro, che saranno gli attori di questa cosa, ma io mi auguro che il 25 di maggio, a Signore e Signori Buonasera, ne possiamo parlare direttamente anche con gli interpreti di questa bella rappresentazione teatrale insieme a Silvano Staffolani. Io propongo, vediamo cosa dicono gli altri, se qualcuno sta già ascoltando magari si drizzano i capelli. Silvano, un'altra cosa io volevo chiederti, no? Se sei pronto subito per cantare un'altra canzone, oppure vogliamo ascoltare un po' di musica e poi riprendiamo... E intanto sentiamo il sottofondo. Anche questa, c'è questa sullo spettacolo, un pezzo dello questo è un pezzo francese, sembra un pezzo francese. È perché c'è l'organetto sotto. Adesso mi hai portato, io non sono mai stata a Parigi, no? Mi hai portato un attimo nei film che ho visto, no? Che questa musica francese che con l'organetto, come dici tu, che irrompe nei vicoletti, no? Nei bistrò. Sì, perché loro ancora hanno questa capacità di tenere la musica sulle strade, di tenerla, si apre la finestra e la musica esce dalle case. Da noi se la musica apri la finestra fai uscire per di carità. Casa ti denunciano. Per carità. No, questo non va bene, bisognerà porre rimedio quanto prima. A me piace anche molto, adesso qui apro una piccola parentesi, i ragazzi che suonano per strada. Sì. Quelli bravi, ce ne sono tanti di bravi che suonano per strada con la loro chitarra o anche con la fisarmonica o con altri strumenti, e ci sono anche degli ragazzi che suonano del rock e così, queste sono belle cose, però purtroppo ci sono persone che li vedono con occhio un po' brutto. Le persone non sono più abituate a godere della musica. È diventata una merce, quindi non, già il fatto che qualcuno per strada ti offra qualcosa gratuitamente non è accettabile. Il termine giusto potrebbe essere spaesati, perché non sanno come comportarsi di fronte a qualcuno che appunto ti dà la musica. Bisognerebbe tornare a questo. Prima ne stavamo parlando fuori onda delle mazurche clandestine. Sì, perché tu fai parte anche di questa di quest'altra cosa, mazurche clandestine, che gira per le Marche. Ma in tutta Italia. In tutta Italia. Sì, ormai è una specie di virus che è arrivato in tutte le parti d'Europa. Forse c'è sempre stato, quelli che suonavano per strada facevano questo. La mazurka clandestina è un po' diverso perché non si suona solamente, si balla. Tu però non devi pensare a rave party, qualcosa del genere. No, una cosa più sobria. Rave party è la stessa cosa, perché ci si dà appuntamento in un luogo dove tutti si ritrovano fuori legge, fuori controllo. Ah, questa e è una fanno... cosa così. Questo è diverso. Lì non voglio fare differenze tra uno e l'altro, però uno si nasconde, tenta di non essere visto. E poi magari in un rave party. Si sa che cosa può accadere. Ognuno ha le sue preferenze, le sue scelte di vita. Fanno bene quello che fanno se stanno bene così. Noi quando facciamo queste cose scegliamo la piazza più bella del paese. Si va sulla piazza più bella, più centrale, ci si fa vedere. Ma le piazze sono fatte per questo, Certo. Per star lì, stare insieme, in compagnia. Portandosi poi una chitarra acustica o un organetto, un qualsiasi bar fa più rumore. Le persone si fermano, anche in quel caso spaesate, però generalmente stanno lì a ballare con noi, vengono coinvolte. Quando l'abbiamo fatta, tu pensa, sopra l'ufficio della dogana al porto di Ancona. Sì. Che se tu vuoi farti arrestare proprio, dici, perché vai a nasconderti? No, vai proprio lì, anzi bussagli, no? Dì, venite su con noi. Ci hanno guardato un po'... Come a dire, se tu vai a 200 all'ora nel centro cittadino, uno dice, non è possibile, neanche ti ferma. E allora c'era questa ragazza che passava, mi è rimasta impressa, perché lei
noi avevamo già iniziato a suonare, ballare, e lei era al telefono, qualcuno evidentemente voleva che lei arrivasse dove doveva andare a fare. Ma come? No, aspetta, qui c'è un sacco di gente, ma no, non so cos'è. No. E l'altro insisteva, vieni, no, no, venite voi qua, perché sono tutti allegri, ballano tutti, venite voi qua, io mi fermo qua, bello, aspetto bello, qui. Bello, questo bello. È quello che spettacolare, succede. Spettacolare, veramente, spettacolare. Vuoi cantare, Silvano? Sì, dove eravamo arrivati? Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Tutto bello, in diretta. Oppure vogliamo ascoltare un po' di musica? Ma dai, possiamo fare o all'Enoteca. Ecco, bravo. Ce ne andiamo all'Enoteca. Ce ne andiamo all'Enoteca, in cantina, magari ci beviamo un bel rosso Conero, no? Vino delle parti nostre. Oppure magari, non so, una lacrima di Morro d'Alba, oppure Morro d'Alba è pericolosissimo. Sì. Assolutamente, lì c'è il Cantamaggio tra poco. Sì, lì veramente. Bisogna smettere di bere dal Cantamaggio dell'anno prima e prepararsi a quello dell'anno dopo. Sta già fermentando. Facciamo un viaggio in Enoteca, va, un giretto aspetta, in Enoteca. Cosa succede? Cosa succede? Cosa di succede? Qua? Abbiamo altri due personaggi che non sono quelli di prima, questi non li ammazzi nemmeno se vai lì con la bottiglia in testa e cose del genere. Siamo nella campagna filottranese. Qualcosa di mefistofelico, di un macello, gli può succedere di tutto. Allora ci sono questi due, Peppe e Marie, tipici nomi da campagna filottranese o marchigiana. Questa Marie, che è il donnone proprio quello, dice basta. Mai stufato, caro Peppe. E questo io quando la presentiamo dal vivo chiedo agli uomini, ma a voi è mai capitato? Perché credo che sia una cosa che capita solo a Filottrano, che la propria moglie dice basta, sbattendo il pugno sul tavolo. Funziona? Si sente? Basta, stai sempre sul divano. No, non è possibile. Non si fa mai niente. Stai sempre a guardare il televisore o la partita o questo o quell'altro. Si sta sempre dentro casa. E lui Può essere, qualche volta. Può capitare. Le amiche mie escono tutte, vanno di qua, chi di qua, chi di là, chi di in su, chi di in giù, solo io sto dentro casa. Con te. Povero Peppe. Peppe però c'ha lo sguardo innamorato e dice, va bene, che vuoi fare? Dove vuoi andare? Le amiche mie, sempre ste amiche. Le amiche mie mi hanno detto che c'è un posto bellissimo. Loro stanno in campagna e ricordiamoci di questo piccolo particolare, quindi mangiano, bevono. Sto posto bellissimo che si chiama l'Enoteca. E cos'è? Peppe dice, cos'è? Ma l'Enoteca. Ti ce porto, so così innamorato, che te porto ovunque tu vuoi. Cosa succede per tutti e due dentro l'Enoteca che non sanno nemmeno quel che è? Cos'è? Ascoltiamolo da Silvano Staffolani. Insieme a me c'è stava anche Maria, m'è parso di bocca in biblioteca, me c'è portò una maestra mia, con tanti complimenti che se sprega, saluti, cerimonie e così via, a luce che era poca e mezza cieca, ma rista attenti ando che metti via, c'era ste sedie tutte impiallicciate, e ciaccava schiena non di peggio e sulle tavole manco un pialate mezzo di chiede di un po' di formaggio lì sopra non ci ha messo manco a spara una coppia di bicchieri fatti a piantana c'era una carta gialla e una cucchiara una servietta piegata tutta strana La fetta di salame tra Lucia, con lo pamoscio che non pari a cotto, non era meglio quando all'osteria, piglia un fiasco di vigolo prosciutto, a me lo vino m'ha mollato becco, non m'è bastato manco lo salame, sono stato sempre con palato secco, finisce che vo' a casa con la fame. Io ho detto di portarmi una bottiglia, ma messo sotto l'occhio una gran lista, e
con Mari si è detto che se via, e se a buttiglia gli si è fatta trista, appena sbaglia, pigliemmo lo verdicchio, sapemmo che la bottiglia le beve troppo, non è che voglio essere tanto tirchio, ma quella lì non era manco un litro. Attenzione, 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 c'è Peppe che si è avvicinato, c'ha tutta la lista con i prezzi dei vini, la guarda, la osserva e dice: oh, cazzo, quanto costa sta bottiglia? C'è pure lo amico consegnato, per poco che non casco giù la sedia, e posto vile è tutto medicato. Ehi, hey, tanto soprano a tutti c'è magna, me paga due a gradi che è alzato, e la mette salata una bottiglia, quando sua vigna è boccio faticato. Ho detto, Mari è meglio stare in casa, mangiamo lo prosciutto e lo salame, sapemmo che lo porco è di casa, quando gemo torni non c'emo fame. Ed è sicuro semo più stato lì, o villaggio a cantina è quello buono, e se capiterà d'esse un po' molli, gemo torni contenti e io te sono. Ed è sicuro siamo più stato lì, o villaggio a cantina è da chiaretta, e se capiterà d'esse un po' molli, gemo dormi facemo una scovetta. E finisce con Mari, la sosta su di Mari, mette a posto su bicchiere Mari, gemo a casa Mari. Beh, questa è la classica, no, coppia che non è mai uscita, che non è andata in enoteca, che ha visto questa misera fetta di salame appoggiata lì da una parte, una misera fetta di prosciutto rincichito, e il vino ovviamente costava un botto. Non erano abituati. Non erano abituati e giustamente loro ci avevano il vino della chiavetta. Vino della chiavetta e il porco di casa. Quello della chiavetta era quello che mettevano appunto sotto chiave, perché non si usava, erano per l'occasione speciale. Era per l'occasione, lui ce l'aveva l'occasione speciale quella sera. Ha risvegliato l'enoteca chissà cosa. Questo, vedi, è uno dei testi di Bruno Trillini e di Filottrano. Ad esempio qua ci ho trovato, è semplicemente un pezzo di poesia. Quando loro entrano all'enoteca e lui si ricorda della biblioteca che ha visitato tanti tanto anni tempo prima fa, con la maestra, piccolo. Ho pensato che questa similitudine fosse davvero un pezzo di poesia. Veramente simpatico, veramente carina questa sera, grazie Silvano per essere stato, per essere ospite a Signore e Signori Buonasera, veramente mi sto divertendo da morire. Spot. Storie di donne, donne vittime di violenza di genere o di tratta che ce l'hanno fatta. Donne che oggi possono dire di essere uscite dal vicolo cieco e buio e sono tornate ad una vita in cui si può cercare la felicità. Ti racconto come ne sono uscita. È il progetto radiofonico realizzato da Radio Incredibile e Coppa Alleanza 3.0 in collaborazione con On the Road, Martin Sicuro, Free Woman Ancona e Casa delle Donne, Iesi, in onda su Radio Studio 24 ogni lunedì sera dalle ore 21. Ti racconto come ne sono uscita. Insieme contro prostituzione e violenza di genere. Insieme ce l'abbiamo fatta. Da lunedì 9 maggio alle ore 21. Cinema, mostre, spettacoli, concerti, teatro, iniziative, conferenze. Tutti gli eventi marchigiani, ogni pomeriggio alle ore 18. Radio Studio 24 Pubblicità. Per informazioni su costi e preventivi, info@radiostudio24.it. Il nostro sito è www.radiostudio24.it. Signore e signori, buonasera con Carolina.
Silvano, sempre il tuo sottofondo così simpatico, carino, che mi rievoca, come dicevo prima. Paris. Il s'appelle Paris. Vals de retour. Questi pittori, no, in queste viette che vendono i propri quadri, queste signore molto eleganti. Montmartre, noi prima non abbiamo dato l'indirizzo da cui scaricare il CD. Dallo un po'. Pessima cosa. Sì, c'è un blog che si chiama www.cartolinedautore.blogspot.com. Sulla parte destra si scende, c'è scritto dove scaricare gratuitamente gli album, e quindi chi va dentro si ritrova questi tre album e qualcos'altro. Che non fate l'errore che ho fatto io, perché è rosso, azzurro e verde e giallo. Sì, 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 è il colore. Allora, serve. Cartoline d'autore di paesi, persone, animali. Qualcuna giunta a destino. Speriamo che tante altre giungano a destino. Me li ha regalati, bello, bello, me li ascolterò. Oh, così troverai anche Parigi. Così troverò anche Parigi. Sì, perché con il pensiero, non ci sono mai andata, però vabbè, ci andrò con il pensiero. Bisogna che ci vai assolutamente. C'è una bella canzone lì che parla proprio di Montmartre, i pittori che tu avevi in mente. Stanno lassù. Se tu vai sulla butte di Montmartre, sulla collina di Montmartre, scendi a piedi, trovi in mezzo ai palazzi una vigna. C'è una vigna, sì, dove coltivano il vino. Il Bordeaux. Non lo so, no, ma sembra che non sia molto buono quello, no. Lì, è piccolino, però secondo me queste sono le forme di vera rivoluzione dentro la città, coltivare la vigna. La vigna. E allora ci ho fatto una bella canzone di questi due che scendono da Montmartre, arrivano giù verso Pigalle e quindi... Silvano, quanto tempo dedichi alla musica durante la giornata? Ho letto oggi una cosa bella che... Come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo dalla finestra in realtà sto lavorando? Ah. Questo per dire quanto tempo dedichi? No, a volte c'hai un'idea semplicemente che ti rimane in mente, una strofa, o quello che dicevamo prima, una canzone può essere anche un'immagine, appunto guardare fuori dalla finestra. È poco, troppo poco purtroppo, perché vorrei implementare il tempo che dedico alla composizione, alla registrazione, alla scrittura e... ne richiederebbe così tanto, ma al momento è relegato a piccoli spazi, e il fatto che sia così compresso probabilmente è quello che mi stimola di più. Quando... Anche perché fai tante cose, va bene, fai questo volontario, come dicevamo prima, la Lega del Filo d'Oro, la Mazurka clandestina, fai parte di questo gruppo, sì. Ma della Mazurka clandestina, fai parte anche, sei una guida del Museo del Biroccio. Museo del Biroccio, uno dei più belli nelle Marche. Sta a... Filottrano. Torniamo. Io sono di Osimo, però Filottrano lo frequento tantissimo. Torniamo proprio a quello che è cultura popolare. Cultura contadina. Contadina e popolare. Quello è un museo che è stato aperto nel 1967. Adesso vorrei invitare tutti, perché sabato prossimo, dalle 3:30, dalle 15:30 alle 19:30, è aperto eccezionalmente. Cosa succede in Italia? La cultura, molto. Mm. Non solo la cultura, tantissime cose sono affidate al volontariato. Sì, questo museo è aperto vero. Da un'associazione di volontari, quindi lo teniamo aperto senza ricevere compensi o cose del genere. Sarebbe, la comunità dovrebbe adottare, come a volte si sente questo, adotta il monumento, adotta questo, adotta quell'altro, adotta pure i musei, perché sì, il museo, secondo me, se non c'è dentro gente che con passione lo fa vivere, con passione ti racconta quello che andrai a vedere, può rimanere chiuso. È più bello avere un catalogo d'arte piuttosto che una pinacoteca dove nessuno ti dà nessuna indicazione. Allora io sarò lì senza chitarra. Senza chitarra. Mannaggia. Però ogni tanto qualche saltarello ci scappa comunque. Sarò lì ad accompagnare attraverso le stanze i visitatori. C'è tantissimo da raccontare. In genere domando prima che entrino: avete un po' di tempo? Perché se nessuno ti dice niente, tu entri in 7 minuti, sei già uscito. Sì, è vero, è vero, è vero. I musei si girano così: se non c'è nessuno, vedi, guardi, non porti a casa niente. Assolutamente niente. Infatti per questo ti dicevo, tanto vale che siano chiusi, e se questo deve essere il modo in cui vengono usufruiti. Allora, il Biroccio marchigiano è un pezzo di tradizione, è un pezzo della nostra storia, di tutti quanti. Chi entra lì, se è marchigiano, riconoscerà e la località o un cognome, perché ci sono le targhette con i proprietari, con i nomi dei costruttori, chi l'ha dipinto.
e bene o male tutti riconoscono, ah, questo si chiama come il mio vicino, questo è il paese dove sto. C'è stata una cosa molto toccante, abbiamo pianto un po' tutti perché un signore ha riconosciuto il biroccio del padre. Oh. Non sapeva che fosse lì esposto, arriva, legge l'etichetta, prima tutto contento, è il paese mio, ci avete. Quando va a leggere il cognome del padre è rimasto un pochettino toccato. Sì. Allora chiunque viene lì troverà la storia nostra della cultura popolare, perché ci sono dipinti, sono dei veri dipinti, poi è diventato lo stile naif, poi sono arrivati quelle definizioni, ma già c'era chi dipingeva. Il pezzo più antico del 1888, si vede com'era vestita la donna della nostra, della nostra zona, delle campagne, la donna contadina, no? Sì. E da lì c'è anche la storia della pittura, perché il modello del pittore, anche quelli sono pittori, non erano decoratori. Il modello era la sorella, la moglie, la madre, comunque chi aveva vicino. Poi si vede nel corso degli anni la modella diventa la padrona, diventa l'attrice. Si vede la donna da all'inizio ha un fazzoletto in testa e ha, poverina, ha gonna sotto gonna, un vestito nero, tante di quelle robe addosso che è una bambola gonfiata. Poi dopo arrivano le scollature. C'è un'immagine di una bagnante che solleva il reggiseno e lo sventola. Qualcosa lì c'è, è la storia del costume, non solo da bagno, del ma costume. Anche il costume. Sì, sì, sì. Cantiamo? Sì. Cantiamo, dai. Aspetta, però... aspetta. C'è il promo. Signore e signori, buonasera con Carolina. Ciao a tutti, sono Carolina. Vi aspetto sulle frequenze di Radio Studio 24 88 e 90.8 oppure in streaming www.radiostudio24.it ogni mercoledì alle 18.30. Signore e signori, buonasera. Ed eccoci qua con Signore e signori, buonasera. Pubblicità alla radio conviene sempre. Per conoscere costi e modalità, contattaci. Telefono e fax 071 74 3737. Dicevo, eccoci qua con Signore e signori, buonasera. Questa sera Silvano Staffolani, veramente mi sto, oltre che divertendo, anche mi smuove la curiosità. Pensa un po' adesso. La curiosità, perché adesso ci canterà un'altra canzone, quella precedente mi ha fatto ridere veramente tanto, all'Enoteca. Adesso che cosa, Silvano, ci fai ascoltare? Ma tu adesso potresti immaginare che io ti chiedo... Dimmi. Di suonare con me? Ah, no, io non so suonare, Silvano. Non esiste. Allora, cantare sì, ma suonare nessuno strumento so suonare. Non esiste chi non sa suonare, non esiste chi non sa cantare, non esiste chi non sa ballare, non esiste. Non esiste. Ma io veramente che tu non dica so suonare, no. Non ho mai suonato uno strumento in vita mia, eh. E allora inizieremo da quello più difficile in assoluto. No, dai. Ci serve, che ci serve? La videocamera, dobbiamo trasmettere. Ce l'abbiamo. No, è accesa. È accesa. Non lo volevo sapere. Allora, perché non vieni a suonare in questo momento davanti a questo pubblico che ci guarda con me uno strumento difficilissimo? 7 anni di conservatorio, sì, solo a Monaco di Baviera, bisogna andare lì. Dopo 7 anni in genere iniziano a suonarlo. Io ti propongo di suonare immediatamente. Non ce la posso fare. Abbiamo detto che non è possibile, non è ammessa la risposta, no. Vabbè, puoi inventare. Ci posso provare? Sai che quando vado, invito a ballare spesso, dico, se hai una buona scusa, non puoi, allora mi cominciano. Il ginocchio, la sciatica ha parlato col ginocchio, si è consultata con la tibia che ha detto che muoio. Dico, vabbè, ok, sei scusata. No, ballare, se già mi chiedevi di ballare, ci posso provare. Ma suonare, che mi proponi? Perfetto. Per far fa brutta figura, eh. No, assolutamente no. Farai la direttrice dell'orchestra che abbiamo qui adesso. Addirittura. Direttrice dell'orchestra, è tutto in mano tua. La canzone si intitola, dimmi. Testo di Bruno Trillini, si intitola La Raganella. La Traganella? Raganella. Raganella, per è quella qualcosa... La rana? O ti metti a fare crac 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 crac. Ti presento il tuo strumento. Eccolo. E allora? Allora, ha una bacchetta magica, perché parliamo sempre di magie, quindi è una rana, perché è una rana in legno con una bacchetta fra le fauci. Si sente già. Allora si parte dalle parti più basse e si scorre. No, così. Aspetta. No,
dal basso, eccolo là. E in genere. Oh, ci sei. Ci sono. Che ci manca? Il lago, tutto, ci abbiamo tutto. Crac, crac, crac. No, il crac, crac, basta quello. Vai, Silvano. Vai tu, come vai, Silvano? Ah, io. Ma fantastica. La raganella canta nei fossi e nel pantano. Lei vuole l'acqua e canta, canta tutto spiano. La raganella canta e gonfia le ganasce. Tutta la notte canta finché il sole non nasce. Lei vive sulla sponda del lago. L'acqua che la circonda per lei solo uno svago. E fa la serenata alle notti d'estate con una sola nota alla luna ed alle fate. E fa la serenata anche se non c'è gente, se la sera è bagnata sta zitta e non si sente. È verde piccolina nell'acqua si nasconde. Lei salta e non cammina, tra l'erba si confonde. Nell'acqua si fa un tuffo e un cerchio piccolino. Lei nuota in modo buffo col rosso pesciolino. Ed anche la cicala prima che faccia scuro partecipa alla gala sopra quel vecchio muro. Arriva pure il grillo a fare le serate, un trio tutto arzillo della magica estate. La raganella canta, ripete sempre il verso, e questa mai si stanca, chissà che cosa ha perso. Divertendo. Fantastico. Guarda, sono stata brava a suonare. Perfetta, dimmi quant'è che vuoi per direttrice d'orchestra, perché nelle prossime serate bisognerà portarti. Okay. 7 anni di conservatorio, spara, 7-8 mila euro. Ma anche di più. Silvano, adesso ascoltiamo un po' di musica, poi io ti propongo un brano di folklore. Una mazurka, un qualcosa di... No? Non ce l'hai? Non ce l'hai? L'organetto! Terribile. Non c'hai l'organetto! Poi mi avevi detto che l'avresti portato, l'organetto. A volte mento spudoratamente, sapendo di mentire. Un po' di musica, poi di nuovo insieme. He brings to me. I
is the sky. I know this love of mine will never, never die. And I love him. And I love him. And I Signore e signori, buonasera con Carolina. E abbiamo ascoltato anche un brano per ricordare al nostro pubblico che questo è Signore e signori, buonasera. Questa sera ascoltiamo, sì, della buonissima musica intervallata a il simpaticissimo Silvano Staffolani, ospite in studio. Silvano, ti guardo così... Che facciamo? Dicevamo che ho dimenticato l'organetto, quello io ci tenevo, era una cosa che a me piaceva avere anche un qualcosa di folcloristico, anche perché tu sei, tu suoni quel genere musicale anche, no? Sì, 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 assolutamente. Se, sai, l'organetto è uno strumento fantastico, sì. È un pochettino da schizofrenici, sai perché? A differenza di tutti gli altri strumenti, non esiste un altro che... suonando una unica nota, facciamo con la chitarra, se io suono questa qua è una nota, se il plettro va in giù o va in su non cambia assolutamente niente. Il pianoforte è la stessa. Beh, sì, c'è la stessa cosa. L'organetto no, c'è un mantice che non è come la fisarmonica. Se tu chiudi spingendo un bottone hai un suono, se apri ne hai un altro sullo stesso bottone. Quindi la mano destra non deve sapere quel che fa la sinistra, il cervello si deve scollegare da entrambe perché deve stare attento ad aprire e chiudere. Mentre fai tutto questo devi pensare pure a quello che stai suonando. O cantare, figurati, poi dopo devi battere il piede per tenere il tempo. Tempo. È uno strumento difficile l'organetto? Assolutamente sì. Ma scusa Silvano, ti voglio fare questa domanda, la tua è una passione? O maledizione, no. È una vera passione. Una vera passione. Sì. Come tutte le passioni, ti dà tanto poi in cambio. Perché appunto. Perché tu sei sempre alla ricerca di brani da proporre, di cose, studi, ricerchi. Sei anche molto attivo in questo, no? Sì, assolutamente sì, perché è la stessa cosa che dicevamo forse all'inizio, no? Sul fatto che i nomi delle vie, i nomi delle città hanno tutta una storia, le canzoni hanno lo stesso e anche la sonorità. Tu pensa, ad esempio, visto che parliamo di strumenti tradizionali, il primo, la prima volta che si è sentito parlare di saltarello a livello di documentazione scritta, siamo alla fine del 1300. Mamma. In quello che non era uno spartito scritto nella notazione attuale, si parla di saltarello ed è conservato a Londra, nella British Library. C'è questo spartito di una musica nostra tradizionale. Come cavolo facevano a fare il saltarello quando noi adesso lo sentiamo solo con il famoso organetto di cui parlavamo? Si chiamava già saltarello, era differente. Allora vai alla ricerca. Quello spartito è stato musicato. Praticamente era molto più importante il ritmo, perché si suonava con il tamburo soprattutto e con gli strumenti ad arco. C'erano già viole, violini e cose del genere, c'erano già, non c'era l'organetto di cui parlavamo. È bello scoprire di come nella nostra zona lo usavano. Qua ad esempio si faceva in questo modo: la donna più anziana con il tamburo, era un canto a tamburo, cantava e suonava il tamburo e gli altri ballavano intorno. Da quel tipo di ballo siamo arrivati a quello attuale ed è bellissimo quando tu, siccome chi balla è comunque è un rito che si compie, ha dei passi, delle cose prestabilite ed altre che si inventa di volta in volta, tu li osservi, riesci a capire di dove sono, come se fosse un dialetto, il corpo esprime un dialetto come un linguaggio qualsiasi. Riesci a sapere se erano più o meno avanti nel tempo e se lo stile prima della fine, se è lo stile del revival folk o è antecedente. C'è un bel passo che fanno uomo e donna che incrociano le gambe così. È carino. È preso Sì, ho capito. E io l'ho fatto una volta e un anziano mi ha detto:
No. Magari mi avessi detto no. L'insulto più piccolo è stato il punto più alto. Va su, sali, buttati di sotto, se non vengo giù io a menarti. Mi fa, questo è un ballo tradizionale, a te, qua ci vuole il dialetto, non lo posso dire, a te te pare che le donne allargavano le gambe così? È giusto, allora devi riflettere, tu fai un ballo tradizionale che però non è la vera tradizione, non è possibile che la donna facesse questo davanti all'uomo, tantomeno l'uomo, e questi sono i racconti belli che mi piace sentire. Ma poi anche perché dicevamo prima, la cultura contadina è la cultura nostra, cioè nel senso della nostra terra, sì. del nostro territorio, no? Ed è quella, è bella da scoprire, perché lì è il folklore, scopri come si divertivano i nostri antenati. E quello è un titolo bello di un album dei Gang, sempre di Filottra. Tutti noi abbiamo le radici, sta a noi metterci le ali, esatto. E farle volare poi. Quindi appunto riscoprire queste cose, sapere da dove nascono, è bellissimo. Non è necessario, per poterne godere, per divertirsi ballando queste cose, non è necessario saperle, ma quando le sai le apprezzi ancora di più. Allora, facciamo cantare Silvano, che abbiamo ancora un quarto d'ora di trasmissione. Comunque io ti propongo, già adesso, tanto che tu stai accordando la chitarra, volevo proporti un'altra trasmissione insieme, magari verso giugno, così, perché è un personaggio interessante, molte cose. Rischio e pericolo, perché c'è la webcam, no, e faremo vedere come si balla. No, beh, adesso, no, adesso un attimo, ho detto non che potrei anche ballare, ma non il saltarello marchigiano, no, ho fatto un menisco, eh. Allora ce n'è un altro buono. E allora, basta. Silvano, cosa ci canti? Cosa vi canto adesso? Questa è un'altra bella storia, perché si intitola A spasso con il mio coccodrillo. Beh, oddio. Non con il cane, d'accordo, con... È un animale affettuoso, il coccodrillo. Sì, il coccodrillo, sì, affettuosissimo, che ti fa le fusa. Dipende se ha già mangiato prima. Esatto. Ma questo è il rischio della canzone e di quello che poi si narra lì. Allora, questa è una bella storia carina che mi è successa, perché io quando questo qui lo presento mi porto dietro il coccodrillo. Ah, il coccodrillo. Quello gonfiabile, mi ha. Brava, quello da piscina. Quello da piscina. Allora l'ho nascosto, era un festival, ovviamente se sta lì davanti si rovina la sorpresa, l'avevo nascosto dietro la batteria, nessuno lo doveva vedere. Arrivo lì, è quasi ora di fare il pezzo, mi giro, non c'è più. Non c'è più il coccodrillo. Come non c'è più il coccodrillo? A metà del mio spettacolo non c'è più il coccodrillo. Guardo bene, vedo le scale del palco e dietro c'è la coda che scende. Oh, dico, ma era finto questo qua, che fa? Mi parte! Come se niente fosse, ma era partito da solo. Il coccodrillo. Ho vacillato, perché pensavo che qualcosa fosse successo. Allora stacco un attimo tutto, corro dietro al coccodrillo che se ne stava andando e vedo che è sotto braccio del tecnico lì, di un tipo, e fa, oh, proprio, oh, dove vai? E questo mi fa, come, dove ho trovato sta cosa qua, non sapevo di chi è. Ma come, di chi è questo? Serve a me. È il mio coccodrillo questo qua, riportamelo subito su. Torna su il coccodrillo e riusciamo a fare il pezzo. A spasso con il mio coccodrillo. Qui altri 7 anni di dove eravamo prima, a Monaco, no? Devo suonare un'altra volta? No, problema è l'imitazione del coccodrillo. Ah, io dovrei fare il coccodrillo? C'è, perché c'è la coccodrilla. Ah. Il verso del coccodrillo. Qual più è, o meno. Com'è il verso del coccodrillo, Silvano? E qui ci scappa il coccodrillo. Il coccodrillo come fa? Allora, sentirai il coccodrillo, sì? Che si lamenta, zittito dalla coccodrilla. Primo lamento. Capita che noi si esca di casa in due, di passo in passo poi in centro ce ne andiamo. Chi scappa di qua, chi si nasconde di là, il mondo è pieno di gente che non sa. Ai miei piedi c'è un coccodrillo. No,
Non scarpe di coccodrillo, intendo un coccodrillo vero. Mi segue al guinzaglio, lo porto ovunque vado. Quando troppo rallenta lo chiamo fischiettando. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa camuffare. Un morso d'un polpaccio, se non è l'avambraccio, sarà meglio avere stivali molto alti. Ma se stomaco pieno mi fa sentire fiero, ti puoi avvicinare, lo puoi anche accarezzare. Ma cosa di strano, il mio coccodrillo non ha mai fatto del male, senza un buon motivo. È solo un animale e si comporta da tale, che è umano per natura, è lui a far paura. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa camuffare. Aia! Lasciami il piede, dai! T'ho detto apri la bocca! Non ti ci porto più! Aia! 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 Il coccodrillo. Silvano, volevo, adesso abbiamo rimesso il sottofondo, carina questa canzone, simpatica. Beh, perché una persona che porta a spasso il coccodrillo, beh, si fa notare sicuramente, e forse sicuramente intorno si farà anche un po' di largo. Sì, questo è vero. Allora, cosa succede? Nello scrivere questa canzone volevo proprio presentare il mostro che è inteso come il coccodrillo. In realtà tu, da un mostro che è visibile, sai quello che puoi aspettarti. Il coccodrillo, se vai lì e lo accarezzi, è colpa tua. Ti porta via una mano. Beh, certo. Ti porta via un piede. Perché si comporta per quel che è, per la sua natura. Ma il vero mostro, quello vero, è quello umano che si sa camuffare. E allora, in una cosa giocosa, quando tu sentirai il CD, dentro c'è veramente registrato il coccodrillo. Si sente questa cosa del... mentre io canto, perché lo porto a spasso. È un monito per ricordarsi, in effetti, che ci si sa camuffare bene. Bisogna stare attenti proprio a quello che non appare così com'è. Com'è? Se ti dico filo dottrano. Figli dottrano. Figli dottrano. Tu pensa, figli di padre noto e di madre, ignota. Beh, difficile è una questa. Stranissima questo qua. Figli dottrano. Mi dà un po' a pensare filottrano. Sì, è vero, perché Ottrano era questo condottiero medievale di stazza a Filottrano, prima ancora che si chiamasse così. Quindi filiorum optrani, figli di Ottrano e filottrano. Ecco qua la discendenza, il nome del paese. Siamo sempre lì, i nomi che ci hanno dietro questa storia. I figli di Ottrano è uno dei gruppi con cui mi esibisco in giro. Portiamo, che cosa fanno? Anche l'Enoteca che hai sentito prima. È un gruppo musicale. Abbiamo l'organettista storico che ha 85 anni, un pezzo di storia. Allora, guarda, la prossima volta che vieni, vieni con i figli di Ottrano, e così porti anche l'organetto che lo suona questo signore di 82 anni. Io ti avverto. Dimmi. Sai quella cosa che si usava nel West, non sparate al pianista? Qua da noi si usa un altro cartello. Sparare al... Spara all'organettista se vuoi farlo smettere, perché c'hanno questo... è un problema. Vabbè, loro, quando iniziano... Qui non c'è problema, abbasso il cursore, si manda la musica e non c'è problema, Silvano. E mi è successa una cosa carina. Sai, allora, adesso ho cantato in una maniera particolare. Quando siamo sulle taverne bisogna spingere di voce, cantare in modo molto alto. E con loro abbiamo molti pezzi di questo genere, tipo l'Enoteca di prima, in dialetto, sì, cui devi un po' alzare la voce anche per solo per farti sentire. Allora, finiti i pezzi, stavamo per andar via e io dico questa cosa. Mi raccomando, se trovate le tonsille, che me l'ho perse poco fa, riportatemele, perché mi servono.
c'era questo bambino, è rimasto lì seduto per tutto il tempo che siamo stati lì a cantare e suonare, non si è mai mosso. Sai che ti guardano con questi occhi sgranati pensando chissà cosa, meglio non che. Allora ce ne andiamo via, io prendo la chitarra, la metto nella custodia e mi bussano sulla schiena. Mi giro, era questo bambino piccolino, viene lì: signore, signore, che c'è? Ho trovato le sue tonsille. E mi porta due castagne, mi dà queste due castagne. Ma che roba, quando mi capitano queste cose senti il cuore che ti fa pum 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 pum, pum. Sì, sì. Sono emozionantissime. Quante cose allora abbiamo scoperto in Silvano Staffolani, da rock punk negli anni Ottanta a cantautore, cantastorie, cantiere dei sogni insieme alla Lega del Filo d'Oro, guida al Museo del Biroccio, figli d'Ottrano, mazzurca clandestina, mamma mia. Mamma mia, cioè, non sto mai fermo. Non stai mai fermo. Ma e i progetti per il futuro? Ne hai qui? Sì, no, continuo tutto questo. Allora, cosa. Ricordiamo il 27 al Teatro Valle di Chiaravalle, insieme al Cantiere dei Sogni, Orfeo, porterete Orfeo di Shakespeare. No, Orfeo Ridice è una storia. Shakespeare l'abbiamo fatto l'anno scorso. Ah, l'avete fatto l'anno scorso, mi sono confusa. Il 27. Mi raccomando, venite, perché è una cosa veramente emozionante. Un casso beneficenza, penso che va alla Lega. È gratuito. Allora sa, dai ragazzi, così avete la possibilità di toccare con mano il lavoro dei volontari della Lega del Filo d'Oro che fanno. E vedere dei bravissimi attori. È una cosa meravigliosa, perché riescono a esprimere con tanto impegno, noi è più di un anno che ci stiamo preparando, quindi il loro impegno è sempre un successo per noi. Io a volte inizio lo spettacolo e già sono commosso, dico ma qua devo... Però è così, perché poi ti regalano certi sorrisi, sì, che sì, bastano, sì. Per, è vero, è non vero. Per una vita sola, ne è bastano, vero, per più vite. È vero, è vero. Beh, diciamo, ti stavo dicendo, progetti per il futuro imminente? Vado a suonare stasera con i figli d'Ottrano, giusto per rimanere... Dove? No, a Filottrano, facciamo le prove, perché andremo alla Festa della Musica Europea, suoneremo, sì? In Francia. Pensa tu che gli racconterò le cose in dialetto marchigiano, che ci capiranno? Insieme ai figli d'Ottrano. Insieme ai figli d'Ottrano. Andrai in Francia a... Ron Letap. A fare questo... No, c'è un gemellaggio e quindi capita il 20 giugno, che è la Festa della Musica a livello europeo, e noi suoneremo lì su un palco. Quindi faremo vedere, porteremo parte della nostra tradizione, diciamocelo, siamo marchigiani, ci abbiamo qualcosa di bellissimo come il saltarello, e qua molti se ne vergognano. Allora facciamo così, Silvano, a giugno, prima di partire per la Francia, vieni in Radio Studio 24 insieme ai figli d'Ottrano, ci tengo. Mandiamo su dopo, così quelli sanno, gli comunicheremo quel che devono aspettarsi da noi. Fra poco di nuovo insieme, un po' di musica. Ti piace Mario Biondi? Sì. Ma me l'hai detto un po' così. No, perché non riesco a capire come fa invece con la voce. Ma... Invidia. On a cloudy day. When it's cold outside. I've got the month of May. I guess you'll say. Thank you.
Silvano, stavamo parlando a microfoni chiusi, che abbiamo scoperto che ci lega qualcosa. Noi ci siamo, dicevamo prima, che non ci conoscevamo, questa sera per la prima volta ci siamo visti ed è nata subito questa sinergia fra di noi, no? E diceva Silvano, ecco, mi ha fatto anche suonare, e mi diceva, dice, abbiamo fatto una chiacchierata da bar, no? Stasera non ci siamo incontrati come di solito io faccio con gli ospiti di Signore e Signori Buonasera, ci siamo sentiti semplicemente al telefono, ma ho scoperto questa sera un artista veramente a tutto tondo, perché sì. no, non in quel senso, perché non lo sei, però un artista veramente poliedrico, fai di tutto, è bello, bellissimo, veramente. Grazie, mi sì, piace. E poi ci accomuna qualcosa, il lavoro che dicevamo. Volevo annunciare al mondo intero che a gennaio farò e vincerò io il Super Enalotto, quindi non giocate nessuno, non comprate i biglietti. Assoluto. Non lavorerò più. Non lavorerai più, no. Vabbè. E non suonerò nemmeno, non so quel che farò, ma spenderò, ecco qua, vai. Spenderai. Dai, Silvano. Allora, abbiamo poco tempo, allora ve ne racconto un'altra. Questa qua, il bello della musica è questo: ti mette in contatto con tante persone che sono distanti da te nello spazio e nel tempo. Questa, suonando a Potenza Picena, sono venuto in contatto con Maria Luisa Barbaccia, che è una fantastica autrice che abbiamo perso nel 2013, purtroppo. Mi hanno detto, guarda, ho questi testi, perché non provi a metterci la musica sotto? Mi hanno dato questi fogli, dattilo scritti, e io ho scoperto un mondo bellissimo. Gli autori nostri, sconosciuti, che stanno rintanati nelle loro case, fanno delle cose bellissime. Portiamole, se possibile, a conoscenza di tutti quanti, perché meritano. Poi, se non si accende nessun faro, al buio niente splende, niente si può vedere. Questa è stata scritta, il testo, nel 1990, la signora si preoccupava già dell'ecologia, di mantenere le spiagge libere, un discorso che ci tocca negli ultimi anni, con il demanio che sta scendendo come valore, quello che è pubblico non diventa più pubblico, viene tutto venduto, quindi lei si preoccupava già nel 90 che le spiagge rimanessero libere, pulite, e voleva che se ne andassero i bagnini e tutti gli ombrelloni di un unico colore, per avere tanta bellezza e allegria per le nostre spiagge. Tanta spiaggia libera, a questo senso. Tutti nudisti, tutti liberi. De spiaggiando fai come te pare, e poi mette su dietro davanti allo mare, c'è l'ombrello di ogni colore, e solo che li guardi te se larga il cuore, invece in quell'altra dove sta il bagnino, non te puoi rialza in piedi che chiappi lo vicino. L'ombrello uguali e bene inquadrati, vederli tutti in fila pare tanti soldati. E poi c'è quel che viene dalla montagna, quando riacquilo mare na tu cagna, mentre li piccoli se va a tuffar, i grandi se butta in qua e là. Feste dei colori, te senti felice dentro e fuori, quando li piccoli se va a tuffar, i grandi se buttan qua e là. Te prego, Signore, fa che sta spiaggia non sia mai inquinata, e resti come lo giorno che è stata creata, e sto pezzo di spiaggia che sento anche un po' mia, mi riempie lo cuore de sogni e de poesie. Ed è monno de feste e de colori, te senti felice dentro e fuori, mentre li piccoli se va a tuffar, i grandi se buttan qua e là. Dai, dai, na, dai, 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 dai,
da. Bella, bella, questa signora proprio ha centrato l'argomento, veramente, perché è proprio così come diceva Silvano nella canzone, è bello vedere la spiaggia con gli ombrelloni colorati, invece tutti questi ombrelloni, tutti uguali, tutti in fila, che ognuno poi, soldati. Che poi magari tu senti anche i discorsi dei vicini, no, le urla dei bambini, quello che russa nel lettino. Non è piacevole. Io adoro il mare, quello pubblico. Sì. Non sono mai andata in uno stabilimento balneare in vita mia, perché a me parte che piace poi il mare di scoglio. Io vado a Porto Novo. Andiamo in uno di quei stabilimenti dove stanno tutti in fila, ci portiamo la chitarra, la reganella. La reganella e ci mettiamo a suonare. Beh, ci potrebbero gettare in mare direttamente. Vabbè. Lì, vabbè. È un rischio che possiamo correre. Io so nuotare. Tu? Con la chitarra mi ci tengo appoggiato, semmai. Dai, sì, si può fare. Facciamo un naufragio così. Sì, ok, ci sto. Allora, ospite questa sera, signore e signori, buonasera, Silvano Staffolani, cantautore, cantastorie di Osimo. Diciamo che è un artista, un autore di testi e un scopritore di vecchie origini. Sì, mi ci ritrovo. Ti ci ritrovi. E oltre ovviamente ad essere anche a fare parte del Cantiere dei Sogni, dei Figli d'Ottrano, la Mazzurca Clandestina, e di essere guida al Museo del Biroccio. E sabato? Sabato dalle 3:30 alle 7:30 vi aspetto tutti, ecco, quanti. Ecco, questa. E poi venerdì 27 di maggio insieme al Cantiere dei Sogni, al Teatro Valle di Chiaravalle. E stasera a Filotrano. Stasera a Filotrano, sì. Stasera a Filotrano. Silvano, io ti invito di nuovo a Signore e Signori Buonasera, sono stata benissimo in tua compagnia e invito a scaricare gratuitamente, devo dire, i suoi CD, cartoline d'autore di paesi, persone e animali, qualcuna giunta a destino. Di il link per scaricare queste cose. www.cartolinedautoretuttoattaccato.blogspot.com. Silvano, grazie veramente per essere venuto qui a Radio Studio 24, è stato un pomeriggio fantastico, ti ringrazio. Piacere mio. Allora era 7.000 euro a canzone, sei già assunta. La raganella, dammi la raganella un po' un attimo. Sì, sì, ci sono. La raganella che ormai ci ha preso gusto, eh. Silvano, grazie, l'appuntamento con Signore e Signori Buonasera è a mercoledì della settimana prossima con un altro graditissimo ospite. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Signore e Signori Buonasera con Carolina. Prossimo appuntamento mercoledì alle 18:30. Sono le 20:09.